27 dicembre, eccoci qui, tempo di fare un altro piccolo video, un'altra lezioncina su come emigrare e vivere felicemente negli Stati Uniti. La lezione numero 3 è una lezione che mi sta molto a cuore perché riguarda fatti di cronaca recentemente accaduti. I fatti di cronaca sono accaduti a me e recentemente, starebbe a dire ieri sera, sono meno di 24 ore fa. In breve, mettiamo che siete emigrati in Colorado e siete andati negli Stati Uniti, cioè avete una carta verde, siete felici, vi gira tutto a meraviglia, avete trovato lavoro che vi piace. Ci sono dei rapidi modi per rovinare tutto questo e mandarlo a quel paese e fare in modo che tutto decada, si rovini, insomma, finisca a discarica. Come fare? Ecco qui qualche breve, qualche idea, qualche suggerimento. Insomma, questo è come ho fatto io. Ovviamente voi potete fare altri modi. Anzi, se avete idee, mettetele qua sotto nei commenti. Non vi scordate di fare like e di fare subscribe. Però i suggerimenti e i commenti sono sempre ben accetti. Io rispondo a tutti. Allora, mettiamo che state portando da Denver a Vail una dodicina di persone. E sono tre diversi drop-off, che vuol dire tre diversi posti in cui dovete lasciare questi gruppi perché sono tre famiglie. Uno di questi sta in un posto che si chiama Villa Cortina, perché qui c'è, cioè, fanno i fichi della montagna, ma è tutto ispirato al Tirolo, al Sud Tirolo, e Alpi, Italia, Svizzera. Villa Cortina, vabbè, mi dice gate code needed. Gate code needed vuol dire che tu ti avvicini e c'è sta un cancello e devi inserire un codice, c'è sta una tastierina numerica, alfanumerica, e te fa entrare. Io arrivo a sto cancello e il codice non ce l'ho. Dico, boh, quale sarà? Guardo un po' il tablet, c'è sta un numero che però poi ho scoperto dopo essere il numero da prenotazione, ma non lo sapevo. Vedo un numero, dico, ah, sarà questo. Chiamo Base, so io, ma non mi rispondono. Allora dico, vabbè, mentre che aspetto che magari stanno a sbrigare altre faccende, scendo e controllo. Scendo e controllo, dovete capire che sto coso non ce l'ha il freno a mano. In compenso c'ha un cambietto, una levetta qua del cambio un po' ridicola. Praticamente queste macchine c'hanno che quando metti, c'hai D che è l'automatico, va in automatico, fa tutto automatico, cambia in automatico. R che ha retromarcia, N che ha il folle ma non usa nessuno perché la frizione c'è, il cazzo serve, e P che è il parcheggio. P vuol dire anche P è il parcheggio ed è anche il freno a mano, solo che io non lo sapevo, no? Pertanto che succede? Che cioè lo sapevo ma non, insomma, vabbè, non me lo ricordavo. Sa di fatto che l'abitudine dei 500.000 anni di guidare in Italia fa sì che quando tu scendi da una macchina e levi il piede dall'acceleratore, dalla frizione, la macchina si ferma. No, io scendo e metto il numero del tastierino e la macchina te comincia lentamente ad andare avanti. Dovete capire, potete capire la scena. Io che cerco di rizzo un po' in macchina di corsa, perché la macchina va avanti, sfonda il cancello. I cosi qua, la famiglia, oddio, madonna, oh my god. E, insomma, riesco a rizzo un po' al timone, qua al volante, sfonda i freni. Chioda sta ma sto formone, e però intanto il cancello era andato. A quel punto c'è una procedura, devi chiamare subito la base, dire ho fatto un casino. Io chiamo, dico I made a mess, I screwed up 573, non so io. E mi dicono vabbè, è furgone, può camminare, sì, allora porta giù gli ultimi ospiti e poi chiamaci che dobbiamo risolvere questo casino. Gli ultimi ospiti erano tutti io, no, non ti preoccupare, può capitare, non è colpa tua, che può capitare, boh, non lo so, colpa mia di sicuro era. No, no, tranquillo, se non è che sei un cattivo guidatore, poi è una brutta giornata. Li porto al posto loro, però continuiamo a dire scusate, cioè mi sento una merda, scusate, proprio una cifra. Loro, no, no, tranquillo, guarda, ecco qua, a sinistra, boh, gira a sinistra, pam, pior paletto d'ingresso del loro viale, affiancata, sento che entra tipo un cubo di granito dentro il pulmino. E loro ancora, oddio, oddio, no, tranquillo, oddio, no, tranquillo, cioè. E nel frattempo senti che
tutte le cose che hai lavorato per costruire, per fare, se ne vanno lentamente. Sei lì che stavi io, anzi, ho colpito il paletto di granito. Perché mentre dicevo scusa a loro, già pensavo, ah, vedi che figa, se torno in Italia mi cacciano a carcere nel culo, qua è tutto finito, non troverò mai più lavoro. Niente, più ho la fiancata, sbro. Ma faccio breve perché questa scende. E ancora mi fa, no, non me ne vado finché non hai sistemato la faccenda, mi dispiace troppo per te, anzi, toh, guarda, ecco 40 dollari de mancia. Cioè, un altro po' io sfondavo il vialetto, non l'ho fatto. Un altro po' facevo un doppio danno a lei, la famiglia, tutti quanti, eccetera. Mi dà 40 dollari de mancia, gli altri non me l'hanno dati. Quelli prima che ho scaricato non era tutto a posto, un cazzo. Lei, 40 dollari, rimane, sto qui a pregare per te fino a quando non tiri fuori il furgone dal vialetto perché mi dispiace troppo che ti è andata così. Tiro fuori sto furgone, torno alla base mi fanno, succede, andiamo subito all'ospedale, devi far test per le droghe e per l'alcol, perché devono capire, tanto sei licenziato e mandato a fanculo, e poi anche se c'è da, se devono, se l'assicurazione è lì in borsa o no, se io mi ero fatto, se io ero ubriaco, cose che sapete non è possibile nel mio caso, comunque sono pulito, torniamo alla base, vabbè, dai, tutto a posto, dai, su, può succedere, non ti preoccupare, dai, diamo un'altra chance, domani mattina presentate qua alle 7:30, tutto questo era alle 10, 7:30 per me vuol dire alzare alle 5, alle 10 vuol dire tornare a casa alle 11:30, c'avevo 5 ore di sonno massimo, vabbè, grazie, tutto a posto, torno a casa, mi butto sul letto, porco dincio, che giornata da incubo, vediamo un po' domani la conferma, l'appuntamento alle 5:30, apro la borsa, non c'è sta tablet. Ho perso il tablet. Non si sa se l'ho lasciato a base o da qualcun altro. Ho messo nella borsa di qualcun altro. Mi è cascato mentre correvo. Me lo devo al culo. Ho perso il tablet. In poche parole, tra le 7 e le 10 ho sfondato un cancello. Sfondata la fiancata del furgone. Perso il bonus, che mo non me lo danno più, giustamente, come minimo. Non mi hanno ancora licenziato. Però io, in compenso, per ringraziarli della tanta comprensione, ho perso il tablet. Non ho dormito tutta la notte, sono stato sveglio fino alle 3 del mattino, alle 4 mi sono addormentato, sono arrivato alle 4, alle 5 sono uscito. E eccoci qua. Non ancora, mi hanno dato un altro tablet temporaneamente, dicendo no, tranquillo, chi l'ha preso tornerà fuori. Sì, se l'ha preso qualcuno, se non è un infame, perché può essere pure che me lo sono perso io per strada. E quindi, boh. Se volete bruciare tutto quello che avete costruito in 2 secondi, rovinare tutto, proprio da quanto sono felice, no, diventa tutta una merda, mortacci mia, ecco, fate come me. Non, ricordatevi di non mettere in parking la macchina, così continuerà a andare. Ricordatevi di girare stretto sugli angoli e sui vialetti e soprattutto quando vi danno un tablet lasciatelo da qualche parte, non ve lo portate a casa che tanto sta bene lì e siete a posto. La lezione 3 è terminata. Mo' me daranno qualcun altro da portare. Speriamo, vediamo che cazzo riesco a combinare oggi. Bella per tutti e tutte.